Salve a tutti e benvenuti nella terza puntata di Top 5. Ogni settimana con le top più assurde del mondo. Nella scorsa puntata abbiamo parlato dei compagni di classe. In questa nuova puntata parleremo dei tipi da social network. Chi di voi non ha mai usato un social network e chi di voi non ha mai utilizzato WhatsApp? Sì, proprio WhatsApp, quell'app che consente di mandare messaggi senza pagare via internet. Ma passiamo subito ai 5 tipi di oggi. Il primo tipo che si trova su WhatsApp comunemente è quello che odiamo tutti quanti, quello che manda 2 minuti di messaggio vocale. Brother, allora stavo dicendo che per quanto riguarda... praticamente 2 minuti di messaggio, ma sei pazzo, ma chi te lo sei? Il secondo tipo da social network sono proprio loro, le mamme, le nostre mamme, sì, quelle là che non capiscono niente, che alla fine vogliono fare le intelligenti ma in realtà non sanno nemmeno scrivere un messaggio normale su WhatsApp. Passata con fagioli, 3 anni per scrivere sta cosa. Il terzo tipo è quello là che divide ogni parola. Quanto è odioso quello là che divide ogni singola parola. Tu stai parlando con un tuo amico, tieni sempre il telefono che ti suona, perché quello deve dividere ogni singola parola di ogni singola lettera che sta mandando. E questo praticamente è quello. Questo praticamente è quello che abbiamo. Questo è quello che praticamente abbiamo. E questo praticamente quello. E basta però, basta, non ce la faccio più. Perché dividi ogni lettera? Il quarto sono loro, quelli là che odiano tutti quanti. PR. Ogni volta pensi che sia un messaggio importante, ad esempio la risposta di una tua futura ragazza, ma sono loro, quelli là che ogni volta ti propongono di andare a feste di cui tu non sai nemmeno l'esistenza. No frate, sei da tutto il giorno che aspetto un messaggio importantissimo. Aspetta, 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 aspetta. Questa sera al Dolce Vita manchi solo tu. Ma io non ce la faccio più con sti PR ogni volta alle feste. Non ci vengo. E il quinto tipo è proprio lei, la ragazza, quella là che ti vuole controllare ogni singolo momento della giornata il cellulare, ma tu hai i tuoi metodi per non farti scoprire. Amore, fammi vedere il telefono. Amore, ma perché devi? Fammelo vedere. Ma non serve, non serve, io amo solo te, non serve. Guarda, se non me lo fai vedere tra di noi adesso in questo istante è finita. Va bene, tieni. Ma è vero, amore, cucciolo, non hai nessuna. Tieni, scusami. Sei contenta adesso? Vieni, mamma mia, che genio che sono un genio, un genio. E come al solito la puntata di oggi finisce qua. Io vi do appuntamento venerdì prossimo con un altro appuntamento con Top 5.